Mi è arrivata per regalo ieri a pranzo una bussola, sì, da Manola che ho conosciuto qui perché ho sbagliato percorso, non ho visto tutte le frecce. Una, Federica Proietti, ha fatto di tutto per perderlo, errore di percorso e c'è riuscita a perderlo. L'altra, Elisa Boca, ha fatto tanto per vincerlo, invano. E l'ha vinto l'emiliana Fiorenza Pierli, mamma di tre bambini, reggiana di Rubiera, della Corradini Excelsior di Rubiera. Giro podistico a tappe dell'Isola d'Elba, edizione numero 30, il primo nel suo genere a riprendere dopo la pandemia. La romana Federica Proietti, a sua volta della Corradini, abita in Versilia. Ha fatto capire di poter vincere, troppi errori. Terzo posto. Elisa Brocard, valdostana di Gressin, della Calvese Aosta, azzurra dello sci di fondo, forte in tecnica libera. Tre edizioni dei giochi, quelli invernali. Secondo posto finale per lei. Fra gli uomini, gara più regolare. Successo del bresciano Michele Bertoletti, Libertas Valle Sabbia. Tre vittorie di tappa su cinque. Alle sue spalle, il piemontese Luca Giraudo ed il toscano Fabio Ansano.